Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Eccoci qui. 1, 2, 3 prova, come si... la classica prova di inizio per vedere se è tutto a posto. Allora, diciamo, ci mettiamo anche la musica di sottofondo così. Non troppo alta. Ok. Ok. Intanto ciao a tutti quelli che sono eventualmente già collegati. Qui vedo qualche numero, ma non so se mi segnala 4 persone, ma non so se è effettivo, perché è sempre un po' ballerino questo contatore, quindi chiaramente se volete interagire c'è sempre la chat. Che mi preparo tutto, ok. È che c'è il timer per prepararmi, ma è sempre, sono sempre in ritardo alla fine. Allora, intanto un saluto a tutti i collegati. Questa, di solito la live la faccio giovedì, però questa settimana ho deciso di fare un appuntamento in più, tanto per sperimentare, come dire, qualcosa di nuovo. E perché ho letto un articolo che mi ha dato un'ispirazione questo weekend su un possibile argomento da trattare, quindi ho detto proviamo a fare un doppio appuntamento con anche lunedì oltre a giovedì, così giovedì in realtà proseguiamo il percorso che abbiamo già tracciato con Delphi MVC Framework. Stasera manca l'aiutante qui dietro sul divano, che di solito siete abituati a vedere, ossia il gatto che ha deciso di cambiare posto perché c'è un temporale, quindi l'ha un po' sconvolto, è andato su, si è messo in posizione un po' più, come dire, un po' più sicura, quindi magari più tardi comparirà, magari no. Allora, qual è l'argomento della serata? Come avrete probabilmente letto sui social oggi, per chi frequenta un po' gli stessi, il gruppo Facebook anche di Delphi o LinkedIn o vari social su cui mi trovate, l'argomento è user onboarding, che è un termine che io non avevo mai sentito prima di questo weekend, però grazie a un articolo che ho letto su un blog che si chiama theredcode.it, ne approfitto per citarlo visto che ci siamo scritti su LinkedIn un paio di commenti, mi sembrava molto interessante, quindi ve lo consiglio anche. Da redcode.it è il sito dove c'è l'articolo, ma c'è anche una pagina, un account Twitter e anche una pagina su LinkedIn, dove pubblicano, oltre a degli articoli, ogni tanto anche qualche meme per sviluppatori divertente, quindi dei contenuti interessanti. E ho notato questo articolo sullo user onboarding, che cos'è, di fatto di cosa si tratta. Si tratta praticamente di un termine tecnico con cui si definisce il processo di introduzione di un utente a quello che è l'utilizzo di un'app. Il classico benvenuto, comunque tutorial che trovate quando scaricate un'applicazione per il telefono, iniziate a, come dire, a lavorarci. Io di solito è la cosa che controllo che c'è, perché mi dà
un buon feedback sull'applicazione mi fa pensare che sia professionale, poi generalmente lo skippo perché mi dà fastidio fare avanti, avanti, quindi è la guida introduttiva alle feature che l'applicazione vi mette a disposizione. Quindi c'era questo articolo di cui magari vi condivido il link, così se qualcuno vuole buttare un occhio, dove si parlava di fare, se ve lo scrivo, si parlava di realizzare questo tipo di interfaccia introduttiva con, in questo caso, Ionic. Quindi, se sapete, conoscete un po' Ionic, io molto a grandi linee in realtà, è un framework dove lato web si creano delle view, si utilizza una sorta di HTML frammisto con degli elementi specifici di Ionic che vanno a creare come delle viste che vengono attivate e si può, come dire, saltare dall'una all'altra. Adesso magari faccio vedere un attimo il mio schermo dove c'è eventualmente l'articolo per farvi capire in poche parole qual è il risultato. Quindi adesso lo ingrandisco perché forse non si vede bene. Quindi il classico carosello che vedete nelle app dove fate avanti avanti ed eventualmente salta e poi vi dà le istruzioni. Qui ci sono dei testi di esempio, ovviamente fatto solo proprio per fare un demo della funzionalità in sé, e dopodiché si va avanti e si inizia ad utilizzare l'applicazione vera e propria. Quindi mi sono detto, ma perché non fare anche noi un esempio? Questo è fondamentalmente un pezzo di codice di Ionic che usa JavaScript praticamente, parliamo di web. Questo è un po' l'equivalente di una pagina web con dei pulsanti e dei controlli che poi vengono digeriti da questo framework per andare a creare delle applicazioni mobile che girano all'interno di una sorta di browser, se non sbaglio, ma non sono un esperto di Ionic in questo caso, per andare a creare in questo caso questa interfaccia, questa sorta di wizard iniziale che viene presentata all'utente con le caratteristiche dell'applicazione. Che cosa possiamo dire? Quindi intanto ringrazio Serena Sensini che è una delle persone che gestisce il blog per ispirazione sull'argomento e anche per aver condiviso poi la live, così ringrazio molto se per caso sta seguendo. E a cosa serve questa funzionalità? Il problema è che tutti gli utenti che iniziano a usare un'applicazione hanno bisogno fondamentalmente di acquisire familiarità e l'ideale sarebbe presentargliela in un modo che sia quasi come se loro la conoscessero già, quindi in modo che quando iniziano a utilizzarla non abbiano bisogno di scoprire nulla. Un po' come il motto che c'è sul web del don't make me click, cioè il fatto di dire io navigo, vedo un sito, non ho bisogno, deve essere familiare, il menu deve assomigliare a quello a cui sono abituato, cioè devo essere già produttivo e pronto a utilizzare un'applicazione. Questo è un espediente che è molto utilizzato per questo scopo, ma ce ne sono tanti altri, come ad esempio il fatto di, non so, andare a mettere dei call out sui pulsanti oppure quella maschera che vi oscura l'interfaccia, mi mette le frecce dicendo questo tasto serve a questo scopo, questo serve ad altro. Cioè le tecniche in realtà, questo user onboarding è un termine generico, le tecniche sono tante, quindi questa è una delle tecniche. Quindi la cosa che ho pensato è facciamone un demo, però magari lo realizziamo con Delphi, che sicuramente ci è di aiuto perché scriveremo pochissimo codice e questo è proprio forse una delle cose più immediate, più carine da fare. Adesso noi ci metteremo un po' di tempo perché analizzeremo magari un po' i passaggi e i motivi per cui facciamo le cose in un certo modo, ma è senz'altro un esempio interessante per vedere le potenzialità di Delphi, avere qualcosa da cui prendere spunto per realizzare una funzionalità analoga nelle vostre applicazioni. A cosa servono, oltre a fare da guida, in realtà alcune di queste introduzioni servono anche per, in certi casi, raccogliere dei dati oppure iniziare
man mano che c'è il wizard a raccogliere, non so, la conferma della privacy. Non tutte sono dei wizard che si possono magari saltare, ma sono veri e propri. Configurazione iniziale per così dire, dove magari ti chiedo, non so, vuoi lo sfondo chiaro, quello scuro di sistema, come ti chiami? Quindi in realtà il nostro obiettivo principale sarà quello di presentazione, ma nulla vieta di estendere poi l'esempio anche a questo tipo di scopo. Quindi pensate a delle app come Netflix che vi propone i film, poi quando andate avanti vi chiedo, ok, ti vuoi registrare, vuoi fare il login? Cioè, già vi propone un percorso dove alla fine, quando avviate l'app, siete già, come dire, perfettamente inseriti nel sistema. Quindi queste sono soluzioni analoghe, ma che hanno già come dire, lo scopo di iniziare già a utilizzare l'applicazione. Quindi, facciamo quindi un altro modo potrebbe essere quello di fare un video tutorial. Oppure un altro metodo che va di moda è fare un po' di gamification, ovvero dire, ok, mentre l'utente utilizza l'applicazione, l'applicazione dà dei suggerimenti e man mano che l'utente svolge quelle operazioni riceve un badge e quando l'ha completato può avere, non so, uno sconto, se si tratta di qualcosa che ha a che fare con moneta, elettronica, eccetera. Quindi questi sono un po' gli obiettivi, di questo tipo di interfacce, quindi diciamo in maniera molto molto breve. Stasera c'è la chat abbastanza silenziosa, quindi la potete utilizzare, non è vietato, anzi dovete sfruttarla perché è d'abitudine scrivere delle porcherie nella chat. No, adesso scherzi a parte, non abbiate problemi né a fare domande né a... Quindi, da dove cominciamo? Cominciamo dall'inizio, ovviamente, quindi adesso dovreste vedere tranquillamente lo schermo al momento, lanciamo il nostro Delphi e iniziamo a lavorare su quella che può essere una possibile soluzione per realizzare il nostro schermino, il nostro user on board. Allora, chiaramente non facciamo un'applicazione. Aiuto, mi sono scurito per via del tema dark di Delphi. Ok, comunque tanto non è la mia faccia che interessa, anzi. Quindi la cosa che andremo sicuramente a creare con Delphi è un'applicazione delle tante disponibili, un'applicazione multi-device, ovvero qui c'è tutto l'elenco delle applicazioni che noi possiamo andare a creare, dalla blank application con header e footer. Noi creeremo banalmente una multi-device application, ovvero un'applicazione che può girare potenzialmente su Windows, ma anche sulle piattaforme mobile, come ben sappiamo, perché utilizziamo la libreria FireMonkey, che è una libreria disponibile in Delphi, che affianca la VCL. Ed è una libreria che appunto ci consente di progettare delle applicazioni grafiche che possono essere compilate su diverse piattaforme, incluse sia quelle desktop come Windows e macOS e quelle mobile, iOS e Android. Quindi gli faccio creare una blank application, quindi un'applicazione vuota. Dovrebbe arrivare ok. Quindi abbiamo la nostra applicazione, gli diamo magari una struttura un po' verticale che ricordi eventualmente una struttura, cioè il tipico schermo mobile. Io in realtà poi principalmente la testerò su Windows, la testeremo anche sul telefono, però il vantaggio di poter sviluppare su Windows e anche fare test su Windows è una cosa. Ah, ciao Maurizio, scusate se devo girare la testa per leggere la chat. Che potrei anche spostarmi, perché sto usando un tablet giusto per tenermi. E quindi facciamo un'applicazione multi-device. Questa è la nostra main form, quindi iniziamo a salvarci un pochino di...
un pochino il nostro progetto, lo chiamiamo onboard demo. Quindi questa è la nostra onboard forms main, chiamiamolo onboard onboard. Ce la posso fare, scrivere il nome, ma questo del resto è il problema del live coding. Essendo live, c'è chi si impappina, io mi impappino a scrivere. Ok, quindi abbiamo la nostra applicazione multi-device. Questa è la nostra main form che andiamo anche a battezzare, quindi ci mettiamo main form. E ovviamente non facciamo un'applicazione che a netto della nostra presentazione non abbia a tante altre cose, ma proprio solo questa interfaccia. Poi eventualmente potremmo vedere di allargare un po' la questione implementare, non so, un home page che compare dopo l'interfaccia, eccetera, eccetera, ma per il momento onboard demo. Scusate. Ok, quindi andiamo a fare la nostra interfaccina. Io prenderei perfettamente spunto da questa, dove c'è alla fine una clip art, un titolo e una descrizione più dei tasti avanti e indietro. Quindi io quello che andrei a fare per fare una cosa fatta benino è aggiungere un frame alla nostra applicazione, ovvero usiamo FireMonkey ognuno degli step che vogliamo visualizzare di fatto è uno step, è un'interfaccia che è sempre uguale, quello che cambia è il testo. Quindi io andrei a sfruttare una funzionalità che in Delphi ci viene molto comoda già dalla VCL, c'è sempre stata comoda, ovvero il frame, cioè appunto l'implementazione di un pezzo di interfaccia che noi possiamo usare liberamente come ci pare, come ci piace. E qui ci andiamo a customizzare, gli do una forma tendente a quella del device, ma noi come sempre prendiamo l'accorgimento di mettere giù dei controlli che si adattino al, come dire, allo spazio che hanno e che abbiano una visualizzazione coerente a prescindere cioè non stiamo a studiare l'applicazione al pixel, l'applicazione si adatterà poi alle dimensioni dello schermo che abbiamo a disposizione. Quindi questo lo chiamiamo onboard, chiamiamolo, ok, facciamo un namespace di frame e questo chiamiamolo step, il frame di uno step, onboard step, non lo so, qualcosa che ci richiami perché è un singolo passo, diciamo una singola pagina del nostro wizard iniziale. Io lo chiamo step, quindi chiamiamolo step frame. Poi ovviamente il nome non ha una grande fantasia, ma questo ovviamente si può cambiare. Cosa andiamo a mettere dentro? Direi un'immagine e due text. O due label, allora a seconda del fatto che vogliate poi eventualmente stilizzare l'applicazione. Sapete che in FireMonkey avete un gruppo, una pagina shapes con delle forme di base che voi non vedete perché c'è il mio testone davanti, con le righe, rettangoli, gli ellissi, cerchi, tutte le figure. E avete anche una parte di text e avete anche un'image. Queste sono un po' delle figure primitive che vi consentono di mettere degli elementi grafici all'interno della vostra applicazione. E abbiamo anche una label che, a differenza del text, è un controllo che possiamo stilizzare, ovvero è un controllo a cui possiamo dare degli attributi di colore oppure aggiungere dentro altri elementi, trasformare in un pulsante, quindi la possiamo fare un po' come vogliamo. Io tenderò comunque al semplice e quindi per il momento metto giù quello che vedo nell'altra interfaccia, ovvero metto giù un'image o image, che forse è meglio in inglese, e metto giù un text per il titolo e eventualmente un altro text per il testo scritto sotto. Ecco, non uno dentro l'altro.
state attenti a come appoggiate i controlli, perché giustamente FireMonkey li incasella, perché sapete che in FireMonkey ogni cosa può andare dentro qualsiasi altra cosa, quindi è un grande potere, ma da grande potere derivano grandi, grosse responsabilità, in questo caso grossi errori. Quindi allora, qui l'image, la chiamiamo o image, sempre che dir si voglia. La chiamiamo, non so, clip art image, perché poi dentro ci andiamo a caricare una clip art, un'immagine che rappresenta il nostro step. Eventualmente potremmo già andarci a caricare qualcosa giusto da usare come segnaposto. Questo è il testo del titolo e questo è il testo che descrive quello che fa, il contenuto di questo step. Poi adesso io ho preso qualche clip art di esempio da poter utilizzare, ma ce l'ho da parte, vediamo un attimo come fare l'esempio. Quindi abbiamo i due text, quindi questo lo chiamiamo title text e questo lo chiamiamo, non so, description text, quindi con la descrizione più estesa. I controlli sono un po' sparsi, iniziamo a dargli una collocazione usando, io adesso li allineo, però eventualmente si potrebbe utilizzare o un componente layout, quindi usare un grid layout, usare uno dei componenti che vi trovate, lo sposto perché c'è sempre il mio testone davanti, il grid layout, ovvero dividete la vostra schermata in righe e colonne. Oppure il flow uno dietro l'altro, scaled per riscalarlo, quindi potete usare un componente di questo tipo per creare una struttura, un'impalcatura dove mettere i componenti. Essendo che l'interfaccia è abbastanza semplice, io, come dire, ho inavvertitamente inserito un componente, me la gioco facile, nel senso che metto un'immagine più o meno che occupa la parte superiore, quindi la linea al top. Il title text lo allineo anch'esso, anzi, facciamo così. La descrizione sotto la mettiamo sul bottom. Mettiamo sul bottom anche il titolo e magari allineiamo, teniamo più spazio per la figura. Più spazio per la figura c'è e meglio è. Quindi gli do un po' di proporzioni. Poi ognuno ovviamente la può fare come preferisce, nel modo che preferisce. Carichiamo eventualmente un'immagine. Io mi sono scaricato qualche clip art buffina, giusto per. Allora, il componente T-Image ha la proprietà multi-res bitmap. Non è un bitmap classico, ma sapete che in FireMonkey particolare attenzione, essendo che va su device, anche IDPI e ha tutte le sue peculiarità, c'è la possibilità di caricare per un'immagine più versioni di un bitmap. Cioè qui siamo ad esempio sulla scala 1 e quindi possiamo andare a sceglierci un bitmap. Adesso lo vado a scegliere, ma potremmo scegliere lo stesso bitmap più grande per una scala 2, per una scala 4 oppure 0,5. Cioè possiamo definire varie risoluzioni di scala o DPI, dandogli una versione dell'immagine che è adatta in modo che non lavori solo l'algoritmo di ridimensionamento e che abbiamo un'applicazione che si adatta il più possibile ai DPI che ci troviamo. Perché se ne usiamo una unica e magari non è un'immagine particolarmente grande, quando abbiamo degli schermi molto risoluti andiamo a riscalare, vediamo dei gran cubettoni. Poi è abbastanza bravo a interpolare il framework. Però più lo facciamo interpolare più è lento e invece nell'altro caso meno lo facciamo interpolare più è veloce ma più la qualità è scarsa. Adesso noi qui per il momento non ci poniamo questo problema, quindi questo è per dire che voi potreste aggiungere in qualsiasi momento un'altra versione dell'immagine, ad esempio larga al doppio, un'immagine magari vettoriale che avete riscalato con Photoshop o con Inkscape, trasformandola in bitmap, perché qui comunque lavoriamo con i bitmap, per essere larga il doppio. Se volete lavorare in vettoriale, rimando ai mitici componenti
di Carlo Barazzetta, che non so se stasera è collegato, che di Etea, che ha sviluppato un'image list che fa rendere in automatico da SVG nella dimensione giusta, e quindi al costo di quel rendering avete una grafica sempre perfetta proprio al pixel, quindi molto interessante. Questa immagine la metto giù come giusto come esempio, ma in realtà potremmo mettere anche un segnaposto. Al momento non ce l'ho, ma eventualmente la andiamo poi a rimuovere giusto per non consumare troppe risorse, ma mi torna utile per la progettazione. Qui mettiamo il titolo dello step, quindi metto giù un po' di testo, titolo dello step e la descrizione dello step. La libreria FireMonkey, il text, ci fa customizzare tutto quello che vogliamo della nostra etichetta di testo, compresi gli allineamenti, il font, le dimensioni. Ad esempio, per il titolo io andrei a prendere un font, lascerei la famiglia a default e andrei a cambiare eventualmente la dimensione e magari lo stile. Lascio la stessa famiglia perché in questo modo che segue UI, perché è default su Windows e quando andiamo sul mobile è facile che venga sostituito dal default di Android, quindi da Roboto o comunque su iOS dalla versione dal font standard equivalente, a meno che non vogliamo usarne uno custom, ma io al momento non lo farei. Per la descrizione diciamo che andiamo quasi bene, però eventualmente mettiamo un testo un pochino più grande, eventualmente anche qui come allineamento verticale invece che center mettiamo leading, cioè che viene prima, trailing che sta in coda. Non trovate quasi mai sinistra, a volte al posto di sinistra, centro e destra trovate questi leading e trailing perché a seconda dell'orientamento la posizione è indicata come un rapporto rispetto alla posizione dentro il controllo o rispetto ad altri elementi, e quello che andate a scrivere è se viene prima o viene dopo o sta nel mezzo, quindi è indicata più come posizione di collocazione che non come allineamento vero e proprio. Sono un po' tanto vicini questi componenti, però abbiamo il nostro quick edit che avrei potuto usare da subito, ma andando a mettere il nome e il testo direttamente da lì. Usiamo la proprietà layout che ci espone i margini e il padding e mettiamo padding, non padding, perché di solito a volte mi sbaglio a dirlo e non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi mettiamo 8 pixel, così come dire, distanziamo e abbiamo un layout un pochino che respira, non abbiamo gli elementi l'uno attaccato all'altro. E in questo caso direi che abbiamo più o meno riprodotto graficamente quello che troviamo qua. Ovviamente qui c'è anche un pulsante in più che noi potremmo aggiungere per terminare. Questo è il nostro step. Perché ho implementato come frame? Perché in questo modo nel nostro main noi possiamo replicare questo frame quante volte vogliamo, tanti quanti sono gli step che vogliamo implementare, andando a mettere per ognuno il titolo, la descrizione ed eventualmente anche delle feature, perché non nulla ci vieta di customizzarlo o mettendo qualcosa che si può abilitare o disabilitare direttamente in questo, oppure come frame sapete che noi possiamo aggiungere al nostro progetto Other inheritable items, possiamo usare questo frame per crearne un derivato che prende tutto quello che c'è in questo ed eventualmente aggiunge qualcosa in più. Ad esempio, step with finish button, non lo so, cioè il pulsante, il frame, lo step che ha tutta la grafica più il pulsante finale. E il vantaggio che ovviamente abbiamo è che se cambiamo idea sulla distribuzione di questi, vogliamo mettere, non so, il titolo in alto, andiamo a cambiare lo step di base e tutte le possibili varianti e tutte le istanze vengono aggiornate di conseguenza automaticamente. Quindi al momento adesso non aggiungo eventualmente
Però facciamolo così. Creiamo un discendente, lo chiamiamo onboard frames, questa è la unit. Lo chiamiamo finish non lo so, un closing step, non so, lo step di chiusura, che è un, quindi questo diventa un closing step frame, cioè è un frame di uno step che però ha qualcosa in più, ad esempio un pulsante che dice abbiamo finito e quindi terminiamo il nostro wizard. Metto un button, lo metto o in alto o da qualche parte, un button nel bottom, così quick edit, chiamiamolo finish o close button, e il testo è completa, una cosa del genere, oppure skip, perché avremo poi anche lo skip, avremo tante cose, quindi è giusto per dare un esempio. Ho dimenticato una cosa, ovvero di eventualmente andarlo a allineare. E qui probabilmente perdiamo magari un po' di consistenza grafica, perché questo è più largo e questo ha un elemento in più che ci va, come dire, a restringere gli elementi che ci sono nella pagina. Non sarebbe il massimo, quindi quello che dovremmo fare eventualmente è dargli un rapporto diverso, in modo che possiamo anche farlo, non è che questa è lunga 368, vediamo se ci riusciamo. Ah no, questa è l'ultima che posso toccare, perché sul client dovremmo regolare queste di conseguenza, quindi vediamo se ci riusciamo. Vabbè, magari andiamo a ridefinire poi in un secondo momento ed eventualmente vediamo se utilizzarlo o meno. Comunque era giusto per dare l'idea del fatto che eventualmente noi possiamo lavorare anche con dei discendenti e andare a creare anche delle versioni specializzate del nostro step. Una volta che abbiamo il nostro step, come utilizziamo? Quindi noi entriamo nella nostra applicazione, noi abbiamo un controllino che fa molto una cosa molto simile a quella che vediamo qui in questo demo, che è il nostro tab control, ovvero il classico controllo a schede. Quindi lo vado ad aggiungere al nostro progetto. Questo è il classico controllo dove voi aggiungete i vari tab e a seconda della scheda che selezionate vedete una pagina piuttosto che un'altra. In ogni pagina potete aggiungere i controlli custom che volete. Quindi, ad esempio, se vado ad aggiungere un tab item, vedete che iniziano a comparire i vari tab nell'interfaccia, le varie schede, quindi è il classico controllo a schede, che però su FireMonkey ha delle particolarità, sia legate al fatto che c'è la possibilità di passare da una pagina all'altra facendo fare questo tab control un'animazione, ad esempio uno slide. Lo slide vuol dire che quando noi passiamo da una pagina all'altra vediamo un effetto di scorrimento che è tipico del mobile, ma abbiamo anche supporto di gesture, abbiamo supporto di azioni che ci consentono di andare alla pagina precedente, successiva, già incorporate all'interno dell'ambiente di sviluppo, e quindi abbiamo una serie di funzionalità che potremmo sfruttare per arrivare, non dico all'esempio completo, ma a un buon 95% senza neanche scrivere una riga di codice, quindi che già è un gran risultato. Quindi cosa facciamo? Questo intanto è il nostro wizard che presenterà gli step, quindi avremo un tab per ogni step. Nel momento in cui siamo entrati nel vivo è partita anche la musica carica. Sarà un caso, ma sembra che sta caricando. Allora, facciamo allineamento al client del nostro tab control.
Quindi il tab control si allarga per occupare tutto lo spazio ovviamente disponibile che c'è nella nostra area visibile. E le nostre tab rimangono visibili là in alto e ovviamente fanno, come dire, fanno un po' schifo, nel senso che noi non vorremmo vedere il classico controllo tab, cioè se questo ce lo facciamo vedere in anteprima su Android, ecco quello che otteniamo. È il classico controllo a schede, tra l'altro di una versione anche un po' vecchiotta come stile di tab, come siamo abituati a vedere su Android. Non pensiamo a iOS dove addirittura passano sotto le schede, perché Fire Monkey si adatta la posizione delle schede all'ambiente su cui facciamo girare l'applicazione. Quindi in Android sono in alto, in iOS sono in basso, in Windows sono fatte a schede, sono tendenzialmente in alto. In realtà noi le andiamo a nascondere così non litighiamo. C'è una proprietà del nostro, non del type item, ma del tab control, che è questa tab position, vedete che normalmente è impostata a platform default, cioè vuol dire leggi quello che è il default della piattaforma e rispetta quello. Quindi abbiamo detto di metterle dove esattamente gli utenti di un certo sistema operativo si aspettano di trovarle. Potremmo ovviamente forzarlo a none, cioè a non visualizzare assolutamente le schede. Ci lascia, in realtà l'ambiente ci lascia un paio di puntini qui che noi possiamo usare in fase di progettazione per passare da un tab all'altro comodamente per andarci a mettere dentro i controlli. Perché avendo nascosto le schede a quel punto non riusciamo più a vederli. È vero che li possiamo sempre selezionare qui in alto dall'explorer, dalla struttura della nostra maschera, però c'è anche un'altra opzione che in questo caso ci torna comoda di tab position, che è la posizione dei dots, ovvero invece che i pallini fa dei quadratini, fa un quadratino che però è visibile mentre l'applicazione gira. Quindi, grazie a questi quadratini, noi possiamo avvisare l'utente, a netto che l'utente può magari saltare anche a uno step più avanti, scegliendo la pagina, ed eventualmente noi possiamo anche tranquillamente consentirglielo. Volendo, possiamo bloccarlo perché noi possiamo intercettare l'evento di change del tab e dire che, non so, quando richiamiamo l'azione per cambiare step, sblocchiamo il nostro controllo, ci spostiamo e poi lo riblocchiamo, in modo che se l'evento viene generato cliccando su uno di questi controlli, quindi senza che noi siamo in grado di intervenire, lo spostamento viene bloccato. E però riflettendo il tab selezionato, adesso io ne ho aggiunte due schede, ma ne possiamo aggiungere ovviamente 3, 4 e tutte quelle che vogliamo, tutti gli step che vogliamo. Come dire, noi andiamo in questo modo, andiamo avanti, completiamo tutti i nostri step. Quello può venirci molto comodo come indicatore del punto a cui siamo arrivati con il nostro wizard. Quindi io intanto ce lo lascerei sia perché fa comodo in progettazione, sia perché quindi il nostro tab control si chiama step, lo chiamo step tabs, così è anche un nome familiare. Quindi l'ho allineato in modo che tenga tutto lo spazio, ho disabilitato la parte delle nostre schede, quindi non si vedono più. E quindi noi possiamo scegliere i nostri tab, ma possiamo andare a mettere su ogni tab la nostra interfaccia. Che interfaccia mettiamo? In realtà quello che io voglio andare a mettere su ogni tab è un singolo step. Come facciamo? Abbiamo i nostri frame, quindi senza bisogno di scrivere codice, noi possiamo inserire, ad esempio, prendo il tab item 1, come figlio di tab item 1, possiamo inserire un nostro frame, come sempre c'è la mia testa in mezzo, questi frame, possiamo andare a inserire un frame di quelli che abbiamo creato, ovvero faccio doppio clic. E nella mia lista avrò a disposizione lo step frame, cioè quello che di base, e quello closing, che è la mia, diciamo, specializzazione fatta apposta per aggiungere il pulsante di chiusura. In questo caso io prendo lo step frame, quindi scelgo lo step frame,
Do l'ok ed ecco che nel mio tab compare il mio frame, quindi io in questo caso ho creato un'istanza, quindi ho un'istanza del frame, siamo in fase di progettazione, ma anche a runtime ce lo vedremo perché è come se il nostro frame fosse un controllo personalizzato e non abbiamo creato un'istanza. La prima cosa che notiamo è che l'ha posizionato all'interno del tab. È in alto a sinistra, ma non occupa tutto lo spazio della nostra applicazione. Quindi noi cosa facciamo? Lo allineiamo per ogni tab? Ovviamente no. Andiamo sul nostro step. Questo è il codice dello step, ovvero c'è niente, c'è solo la descrizione, la dichiarazione del fatto che il nostro step frame è eredita da tframe, quindi è un frame vuoto, a cui è stata aggiunta una clip art, un titolo, una descrizione. Qui c'è spazio per le varie dichiarazioni di metodi privati, pubblici, eccetera, ma di fatto non c'è ancora nulla. Perché richiamo questo? Vado in progettazione invece che sul codice e sullo step frame vado a mettere la line, che al momento è non, a client e poi salvo. Quindi ho salvato lo step frame mettendo la line in questo modo. Se vado a vedere il mio closing step, anche lui ha la line sul client perché è eredita dallo step di base, quindi lo step di base specializzato per allinearsi con lo spazio disponibile, e questo ovviamente eredita questa caratteristica. Se torno nel mio for main, ecco che vediamo che il nostro controllino ha preso tutto lo spazio disponibile. Perché? Perché abbiamo creato un'istanza dentro il form. Di default l'abbiamo messo di allinearsi al client e quindi in questo caso si allinea al client. Quindi se cambiamo tab e torniamo al precedente, vediamo che uno è vuoto e l'altro è in attesa di essere come dire inizializzato. Qui lasciamo eventualmente, vabbè, lascio questa clip art magari o lo andiamo a togliere in quello di base. Giusto perché così non compiliamo troppe risorse nella nostra applicazione. Quindi la cosa importante qui, vado qui, canc, no, non funziona con canc, delete, ok, benissimo. Così, come dire, dovrebbe partire. Forse non parte vuoto perché l'immagine, eppala, si è arrabbiata non poco. Ok, l'importante è che non. Così non ne abbiamo un'istanza per ogni. Non ne compiliamo a livello base per ogni frame, ma. Quindi qui mettiamo il tavolo e poi scriviamo titolo step, adesso mi invento qualcosa al volo, prenotazione del tavolo con la nostra applicazione. Con questa applicazione puoi comodamente prenotare il tuo tavolo riservato al ristorante. Ristorante. Ovviamente, cioè, si inventa, quindi altro tab che andiamo a mettere, altro frame, ovvero scelgo frames, doppio clic, mi propone la lista, prendiamo sempre step frame, quindi mi fa un'altra istanza, andiamo a scegliere un'altra clip art. Cosa andiamo a prendere? Andiamo a prendere ad esempio questo bel pizzettone. Sono tutte clip art royalty free per evitare qualsiasi tipo di contestazione. Text, quindi scegli la pizza che preferisci tramite il menu, poi scegliere la pizza che preferisci tra quelle disponibili oppure comporre la tua pizza
pizza personalizzata scegliendo i singoli ingredienti. Che fantasia, una fantasia estrema. Ok, insomma, adesso lorem ipsum per gli amici, come dire. Facciamo l'ultimo step e poi basta, perché poi direi che il concetto è abbastanza chiaro, però vedete che si fa abbastanza presto. Frame, step frame, immagine, andiamo a prendere la carne, così adesso preferisci la carne. Ovviamente non è per, se preferisci una bistecca o una, se preferisci la carne, puoi scegliere la tua bistecca preferita tra varie tipologie e tagli più gustosi e bla bla bla. Ok, basta, direi che mettiamone to uno conclusivo, aggiungi tab item, frame, step frame, così abbiamo fatto l'esempio completo. Ah, guardavo, sentivo un rumore, è il mio aiutante che ha deciso di fare uno spuntino. Ok, qui mettiamo paga direttamente online, qui mettiamo, puoi scegliere di pagare il conto direttamente dall'applicazione, tutte le principali carte di credito sono accettate. Poi se avete una fotina anche delle carte di credito, ovviamente vi potete divertire. Poi direi basta, quindi direi che abbiamo fatte fin troppe. Magari gli diamo un nome con un minimo di senso, molto veloci. Questo lo chiamiamo, beh, se no lo chiamiamo First Tab. Facciamo prima, non so se ci può tornare effettivamente utile, ma perché tanto poi non è che li riconosciamo direttamente. No, dai, li mettiamo table, tab, così ce li abbiamo presenti. Nel secondo, cos'è che abbiamo messo? Il pizza tab. Poi abbiamo il terzo, che è il meat tab. Oh, ciao Punga, scusate, non stavo leggendo la chat. Ben arrivato, ci stavamo divertendo facendo dei frame a tutto andare. Ok, questo è il bill tab e step frame, lo chiamiamo table step. Ovviamente questo è perché non mi piace lasciare dei nomi, come dire, brutti da leggere, però sono un po' una finezza, ma table step, così. Ops, l'ho già messo. Ah sì, l'ho scritto. Ah, ok, ho sbagliato qua. Il step, table step, eccetera, eccetera. E fin qui, come dire, direi che ci siamo, ovvero sembrerebbe funzionare. Vediamo se otteniamo qualcosa a runtime. Quindi noi ce lo testiamo su Windows più che altro perché compila veramente veloce. Sicuramente una cosa che dovremmo fare, allora intanto questo sicuramente ci adatterà alla bene meglio al display che ha a disposizione, quindi teoricamente se andiamo su Android
Qui cambiamo il tab, come dicevamo, non c'è la questione dell'effetto, ma poi vediamo eventualmente come aggiungerlo. Mancano ancora delle funzionalità perché dobbiamo mettere anche i pulsanti avanti, indietro, sopra e sotto, quindi però i testi ci sono, l'interfaccia c'è, bene o male l'applicazione funziona. Quindi andiamo, come dire, ad arricchire un po' quello che vediamo qui con i tasti. Prendiamo l'esempio qui, ad esempio, più o meno abbiamo questo esempio da cui prendere spunto e c'è il titolo, abbiamo messo giù le nostre schermate. Quello che abbiamo visto è che come opzione si prevede un avanti e un salta se vogliamo skippare l'intera presentazione. Ok, cerchiamo magari di riprodurre un po' lo stesso esempio. Quindi cosa potremmo fare? Diciamo che sono delle parti in comune, quindi potremmo metterle tranquillamente nella nostra main form. Potremmo fare on layout o una toolbar da mettere non sul tab ma sul nostro form, non in alto ma eventualmente in basso. Ok, dandogli anche adesso un po' di, quindi questo è il nostro onboard toolbar, diamogli anche un po' di margine come abbiamo fatto con il resto dell'applicazione. Forse anche tanto, e qui dentro andiamo ad aggiungere un paio di pulsanti. Intanto li mettiamo molto semplici, poi sappiamo che con FireMonkey si può stilizzare praticamente tutto quello che si vuole, quindi ne mettiamo uno allineato sulla destra, uno allineato sulla sinistra, gli diamo un po' di, come dire, dimensioni congrue, size, voilà. Ok, quindi a questo punto dobbiamo fargli fare il cambio di tab, cioè questo diventa il nostro avanti, questo diventa il nostro o indietro o skip, perché magari uno vuole, come dire, vuole vedere il vuole tornare allo step precedente. Noi potremmo anche implementare un po' entrambi. Vabbè, lo skip ci darebbe, come dire, in un certo senso farebbe vedere l'interfaccia principale dell'applicazione. Quindi in questo caso al momento la nostra applicazione è questa, non l'ho realizzata, non ho fatto un frame home, forse avrei fatto bene. C'è da dire che comunque nulla ci vieta di creare un nuovo frame e buttarci dentro tutta questa roba e trasformarlo così, ma magari andiamo per step, proviamo a implementare un avanti e indietro, poi dopo vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, il nostro tab control su FireMonkey, mettine 3 di cosa? 3 pulsanti o... ma il terzo è, vabbè, forse potrebbe stare al centro, che è un po' inelegante magari, ma ci potrebbe anche stare forse. Allora, tanto ci pensiamo. Allora, il nostro tab control ha una funzione interessante che è la capacità di andare, vabbè, alla successiva. I bottoni, sì, dopo avevo capito, comunque adesso li mettiamo. Di andare alla pagina successiva o precedente con un'animazione. In realtà c'è un'azione che fa questo. Allora, in Delphi noi abbiamo ogni comando con cui noi vogliamo lavorare, generalmente corrisponde a un'azione. Cioè, i comandi non sono in Delphi implementati all'interno dei click dei vari controlli, ma sono definite come azione all'interno di una maschera o di un frame. Questo perché? Perché in realtà potrebbero essere eseguite da più di un controllo. Se io ho un menu con una voce di menu e un pulsante, quando clicco sull'uno, clicco sull'altro,
In realtà l'azione che voglio fare è sempre la stessa, ho solo due modi di raggiungerla, quindi l'ideale sarebbe quindi avere un'action list, chiamiamola main action list, che è un componente che ci consente di definire le cose che possiamo fare in questa maschera. Ad esempio, io potrei dire aggiungo una nuova azione, la chiamo la chiamo close action e vado sull'evento execute e gli vado a scrivere che questa vado a fare una close e di fatto vado a chiudere l'applicazione. Quindi faccio una mia azione custom e a quell'azione io posso associare tutti i pulsanti che voglio. Close action, vado qui, la scritta diventa close, l'azione diventa quella, qui scelgo la stessa azione. Quindi avrò lo stesso comando eseguibile da due pulsanti diversi. La cosa carina è che noi abbiamo, oltre all'azione standard, ovvero l'azione customizzabile con il nostro codice, abbiamo sempre le standard action, cioè in Delphi ci sono già delle azioni che sono implementate, di cui noi non andiamo a scrivere il codice, perché il codice è già scritto e ci viene già dato disponibile. Con dentro già della logica implementata, ad esempio per recuperare la foto dalla camera, dalla galleria, mostrare l'interfaccia per la condivisione di una risorsa con Google Drive, Note, WhatsApp, la classica dei cellulari, delle azioni per navigare su dei dataset e guarda caso abbiamo anche delle azioni che riguardano dei tab, ad esempio il Change Tab, Next Tab, e il previous tab. Mettiamole tutte e tre, quindi queste azioni le aggiungiamo come qualunque altra, ma non dobbiamo andare a mettere un codice perché il codice è già implementato, ovvero basta assegnargli la tab e next tab, gli diamo un tab control perché c'è la proprietà tab control. E a questo punto questa azione ci porterà ci fa passare alla scheda successiva. Previous tab ci fa passare alla precedente. Quindi basta che noi gli diamo il controllo di riferimento e questa fa tutto. Con anche però questa proprietà che non va trascurata, transition, ovvero siamo in FireMonkey, qui possiamo fare gli effetti speciali, abbiamo tutte le animazioni pronte all'uso e quindi qui ci si può divertire. Adesso diamogli magari un nome. Chiamiamolo, lasciamo next tab magari. Il change tab ovviamente è un change secco, cioè noi qui andiamo a mettere una tab tra quelle disponibili. Ops, vedete che non me la non me le non so se si vedono, ma dentro c'è build tab, meet tab, table tab, ci sono tutte le nostre tab. Non dobbiamo dargli page control perché quello ovviamente lo determina da solo. Se diciamo di cambiare un tab andrà sul page control, sul tab control e cambierà quello. Quindi abbiamo previous tab, quindi next tab, quindi possiamo fare avanti e indietro e possiamo fare anche un change tab. Quindi noi potremmo fare una cosa di questo tipo, cioè dire al pulsante avanti gli facciamo fare un next tab, poi gli andiamo a cambiare l'etichetta ovviamente. Questo gli facciamo fare un previous tab, cioè tornare indietro, e magari aggiungiamo il famoso terzo pulsante che è molto richiesto, center, così sta bello centrato, che fa lo skip, ovvero va al change tab e lo facciamo andare sulla tab di finale, quella del bill, oppure volendo potremmo aggiungere un'altra clip art con l'omino che monta sulla macchina e dice ok, ciao, me ne vado, è tutto a posto. Quindi facciamo che l'ultima sia quella finale, quindi implementiamo anche una sorta di skip in questo caso. Andiamo a mettere a posto un po' queste azioni. Change tab ha il suo custom text,
Direi che sarà avanti. Ah no, change tab, scusate, lo skip o il salta in italiano, bisogna vedere com'è. Questo diventa avanti e la previous diventa indietro, ovviamente, quindi di conseguenza. E a questo punto abbiamo le nostre tre azioni, dobbiamo configurarle col tab control, gli diamo il nostro step tabs. Ovviamente, quando siamo sull'ultima, la next tab controlla che non ci siano altre tab di cui fare next, quindi si spegne l'azione. Questo ovviamente fa spegnere il pulsante. Lo skip lo portiamo sull'ultima che è il build tab, così va direttamente a quella tab con animazione slide. Poi volendo potremmo aggiungere shortcut, potremmo aggiungere se andiamo in avanti o indietro con l'animazione, possiamo customizzare quello che vogliamo. Quindi facciamo un bel run, così possiamo vedere cosa abbiamo ottenuto. E che facciamo? Allora, indietro vedete che è spenta, avanti è attiva e ci porta avanti, adesso fa anche l'animazione, indietro con avanti e quando siamo sull'ultimo, avanti è spento, salta è spento, quindi anche salta funziona bene perché facendo un change portandoci esattamente a questo tab, essendo che noi siamo già su questo tab, si spegne. Ovvero l'azione si disabilita e quindi ogni pulsante, ogni controllo che vi è associato si spegne. Se noi cambiamo manualmente, ovviamente le azioni si adeguano di conseguenza. Quindi se vado sull'ultima, spengo i due pulsanti, se vado sulla prima, si spegne il primo e ho gli altri. Faccio uno skip. A lui non è che fa non lo fa gradualmente, tra l'altro, ma fa proprio il fa lo slide e ci becchiamo direttamente l'ultima, cioè le altre non le vediamo proprio, però non è che le scorre veloce, ci porta proprio direttamente all'ultima come se fosse quella successiva, che non è malvagio come ci sta, perché in realtà la tendenza di molti che fanno applicazioni mobile con Delphi è quella di realizzare l'interfaccia interamente all'interno di un tab control. Quindi questo change tab molto spesso diventa un change page, cioè diventa un cambio all'interfaccia. Normalmente non è una buona cosa da fare perché, come dire, vuol dire caricare tutta l'interfaccia dell'applicazione all'interno della memoria e tenersi magari dei dati salvati, occupare più RAM di quella che spesso abbiamo a disposizione su un dispositivo come quelli mobile, che sono un pochino, cioè sono potenti, sono capienti per quanto riguarda lo spazio interno, però come RAM è meglio non esagerare perché altrimenti il nostro sistema operativo Android o quello chi per lui ci ammazza l'applicazione e ci dice ciao. Quindi il consiglio generalmente è quello di suddividere, usare, sfruttare i frame per creare le varie viste e andarle a visualizzare inizializzando la runtime. Siccome sarebbe bello farlo con degli effetti come quelli che consente il tab control, invece che fare tutto a mano, volendo c'è un componente che potete usare, che è il T-Frame Stand di Andrea Magni, che è un MVP, sviluppatore zona Monza di MVP Embarcadero, quindi esperto Delphi, che ha fatto questo componente che secondo me andrebbe integrato in Delphi in via definitiva, che vi dà una mano, come dire, a mettere giù, vi fornisce dei metodi con cui potete selezionare la pagina da visualizzare, ovvero il frame, e il componente si occupa di passare dall'uno all'altro, mettendo delle animazioni, mettendo una cornice che potete personalizzare usando gli stili di FireMonkey, che sono un argomento, come dire, abbastanza ampio, ma sapete che FireMonkey si disegna da capo a piedi, cioè il button che noi vediamo lo vediamo così perché c'è uno stile che prevede che venga disegnato con un riquadro, con del testo dentro, ma se noi andiamo sopra e andiamo a fare l'edit, adesso magari non lo faccio, non vorrei far saltare tutta l'applicazione, però magari qualcosa potremmo
Qualcosa potremmo rivederla, forse nello stile. Guardavo se c'era qualche stile da poter cambiare, perché vedo che nel nostro esempio le scritte sono in maiuscole, sono come dire un po' diverse. Potremmo andare magari a customizzare lo stile, quindi voi potete fare in qualsiasi momento in Far Monkey l'edit dello stile, vi si apre un editor dove al centro c'è il pulsante, ovvero gli elementi che compongono il pulsante, il bordo cliccabile, il text dentro, quindi lo stesso text che noi in realtà abbiamo inserito praticamente nella nostra maschera per il titolo e la descrizione di ogni step. Si tratta dello stesso text. E quindi se io vado qui e vado a cambiare gli stili, mi è venuto un colpo, c'ho le cuffie troppo alte, scusate. Ok, grazie per il follow. Ah, ok, stiamo appunto guardando il tutorial sul sito, quindi si è collegati in questo momento, quindi lo stiamo guardando da un po' di tempo e prendendo spunto per fare il nostro, per rifarlo, e quindi siamo arrivati un po' a questo punto. Abbiamo fatto un po' di pagine con una pizza avanti e indietro, quindi abbiamo preso spunto dalle informazioni per arrivare a creare l'interfaccia. Stiamo un po' ridefinendo, facendo un po' i ricci, come si suol dire, quindi i dettagli. Dicevamo, ok, qui potete su ogni pulsante ovviamente andarlo a customizzare come volete, perché avete il background, avete il glyph style, avete il text. Se ad esempio volete un colore di base che sia sempre azzurrino o violaceo, volete cambiare i colori, tipo il normal color, volete metterlo con un altro colore, Dodger blu, questo blu un po' così, mettere lo sfondo trasparente. Adesso io sto inventando un po', ma giusto per, non vorrei deturpare tutta l'interfaccia, però magari facciamo una modifica, come dire, minimale. Io qui ho cambiato il normal color, ossia il colore che ha il pulsante nel caso, diciamo, quando è normale. Quindi sto cambiando lo stile del button style, ovvero lo stile che è il predefinito, che onore, beh no, onore mio, anche perché il blog è un blog interessante, quindi ho letto anche gli altri articoli, mi piacerebbe anche approfondire la parte di Docker, che ho visto che è uno degli argomenti trattati in un libro, quindi mi approfondirò un po', mi leggerò un po' anche il resto. Quello che abbiamo cambiato è il button style, ovvero lo stile predefinito di tutti i pulsanti. Quando chiudiamo e applichiamo le modifiche, vedete che tutti i pulsanti vengono praticamente colorati di questo azzurrino, un pochino sì, poco visibile, ma però potremmo togliere lo sfondo, potremmo fare tutta una serie di modifiche per renderlo esattamente come vogliamo. L'IDE ha aggiunto questo stylebook, che è il componente che contiene praticamente la customizzazione dei nostri stili. Se vogliamo creare applicazioni con stili completamente diversi, se voi andate su Getit, che è il package manager o qualcosa di molto simile al package manager di come Nuget, come NPM, in realtà è ancora molto diverso perché non è proprio un I package in Defi non sono gestiti proprio in quel modo lì, ma avete la parola chiave style dove vi potete scaricare tantissimi stili, Copper, Diamond, Coral, ce ne sono diversi, quindi stili da utilizzare nella vostra applicazione per avere dei pulsanti con un colore coerente, verde, bianco, blu, smeraldo, a seconda di come vi piace, multi-device, c'è questo material pattern blu, quindi sono delle cose molto tutto rosso, con lo sfondo bluastro, le sfumature, quindi
ovviamente sono stili tutti coerenti che vi creano un'interfaccia molto simile, avete delle icone, avete un sacco di cose che potete scaricare a gratis in questo caso. Quindi, tornando a noi, abbiamo la navigazione, abbiamo tutto. Non l'abbiamo provato ancora lo stiamo provando su Windows, non l'abbiamo provato ancora su un dispositivo Android. Però io ho il tool dal nome impronunciabile Screen Copy, che vediamo se funziona. Mi ha chiesto una conferma il telefono, quindi speriamo che vada. Più che altro perché sarebbe bello vederlo anche su Android, direi. Quindi al momento non mi sembra che abbia molta voglia di collaborare, a meno che non l'abbia configurato per trasferimento file. Ok, adesso ci riproviamo. Beh, adesso intanto abbiamo già visto qualcosa. Oh, quindi arrivati a questo punto possiamo provarlo. Quindi per andare su Android, multi-device, siamo su Windows, facciamo un bel doppio clic su Android, facciamo anche un refresh per vedere se compare il nostro dispositivo. C'è, che il suo codice è un Honor 10 da battaglia. Run senza debugging perché siccome compila quindi va, quindi parte la compilazione. Rispetto a quella di Windows ovviamente non è così veloce perché c'è tutta un'operazione, c'è il sign da fare, c'è il trasferimento, c'è l'installazione, c'è il lancio. Cioè su Windows l'abbiamo già a disposizione, quindi siamo molto più veloci. Penso che verrà completamente sballata, però no, in realtà viene sballata solo perché sono io che ho orientato il device male. Però abbiamo. Allora, se scorro col dito così ancora non ottengo niente perché non abbiamo gestito lo slide, ma possiamo anche farlo. Se pigio su avanti, lui si sposta, ok. Se pigio su indietro, si muove. Se faccio salta, arrivo all'ultimo, i pulsanti si spengono. Qui ovviamente l'ideale sarebbe magari nasconderli anche i pulsanti, quindi aggiungere qualcosa di fare un po' di raffinamenti. Ad esempio, se io premo indietro, in questo caso mi si chiude completamente l'applicazione. Io si è spento tutto, ma sarebbe ad esempio bello che io riuscissi ad andare indietro nel wizard. Sarebbe bello utilizzare le gesture, sarebbe bello fare tante cose che ovviamente su Windows ci importano di meno, ma lato mobile ci piacciono ovviamente di più. Come fare? In realtà DF integra un gesture manager integrato, ovvero abbiamo un componente che si chiama, c'è sempre la mia testa in mezzo, gesture manager, che noi andiamo ad aggiungere sempre alla nostra interfaccia e che gestisce le gesture, quindi il nome direi che è significativo perché quello che fa è solo quello, cioè è un collettore di gesture che possono essere definite nell'applicazione perché le andiamo ad attivare su diversi componenti e possiamo definirle sia custom sia, come dire, tra quelle già incorporate nell'ambiente, e alcune sono supportate anche su Windows, tipo Pinch, Zoom, altre invece solo su mobile, perché dipende un po' dal device, come dire, dal dispositivo che viene utilizzato e dall'emulazione. Quindi, come facciamo a gestire le gesture? Allora, intanto scegliamo il controllo su cui vogliamo gestirle. Ad esempio il nostro step tab che ha i suoi quattro tab. Nello step tab c'è una proprietà touch manager qui in fondo che si vede, che contiene delle impostazioni, target expansion. Adesso queste sono cose, un po' andando un po' nel dettaglio, che consentono al controllo di espandersi nel momento in cui facciamo
le azioni di pinch, di zoom, quindi cose un po' particolari. All'interno di questo touch possiamo agganciare il nostro controllo al gesture manager, ovvero al gestore di tutte le gesture, perché ovviamente non possiamo definire gesture che non sono compatibili, ad esempio, su controlli dove l'uno contiene l'altro, cioè dobbiamo stare attenti a non creare delle situazioni di conflitto, perché ovviamente dopo l'interfaccia diventa ingestibile. Quindi supponiamo che noi, ad esempio, vogliamo gestire sul controllo tab, ovvero il contenitore dei nostri step, il passaggio a sinistra o a destra con il dito. Nel gesture, in questo gruppetto qui, abbiamo gesture e gesture interattive, che sono appunto il pinch, lo zoom, doppio tap e cose di questo tipo. Nelle gesture abbiamo un gruppetto standard, c'è anche un disegnino, come dire, sintetico della gesture, quindi left e right sono ovviamente come uno swipe, up e down, poi c'è up left, cioè vado a destra, poi giù, a sinistra, poi in basso, quindi qui basta che noi mettiamo una spunta, non ovviamente con la crocetta come ho fatto io, però basta che mettiamo una spuntina su una di queste gesture e le abbiamo supportate. Ovvero cosa vuol dire? Che nel momento in cui io metto una spunta, questa gesture viene gestita dal nostro gesture manager sul controllo dei tab, cioè le nostre schede che contengono ciascuna uno step della nostra applicazione. Oddio, dove sono andato? Ho cliccato sullo step, eravamo qua dal touch, però non basta abilitarle, ma quello che dobbiamo fare è segnargli anche un'azione da eseguire nel momento in cui rileviamo la gesture. Quindi il gesture manager fa da collettore, il controllo su cui vogliamo gestire la gesture lo agganciamo al gesture manager e gli diciamo qual è il controllo su cui vogliamo gestirlo, gli diciamo quali sono le gesture che vogliamo gestire e per ogni gesto gli diciamo l'azione da fare, ovvero swipe left, gli possiamo dire vai al previous tab, swipe right, gli possiamo dire vai al next tab. Quindi gli diciamo quali sono le azioni da eseguire. Ecco che qua l'azione diventa sempre comoda perché l'azione l'abbiamo definita una volta sola. Nella nostra action list ci abbiamo deciso che le azioni che abbiamo sono il change tab che va sull'ultima. Quindi più che change tab action è una, facciamo skip tab action, lo facciamo andare in fondo, oppure una finish tab action, end tab action, chiamatela come volete. Tanto qui se gli cambio il nome non succede nulla. E abbiamo la next tab e la previous tab che nel nostro caso poi cambiano gli step e quindi potremmo anche chiamarle così next step action, perché di fatto quello che implementano sono questo, cioè il passaggio a uno step all'altro della nostra azione. And step action, così danno proprio l'idea di quello che fanno. Quindi una volta definite, noi le associamo i pulsanti, quando clicco viene eseguito il codice dell'azione, ovvero codice che noi non abbiamo scritto, ma è già incorporato in Delphi ed è già presente, quindi è comodissimo perché fa già tutto. Cioè noi qui, questo codice che vediamo è stato scritto da Delphi, ma ancora non abbiamo scritto una riga di codice e abbiamo un'applicazione che parte con i nostri tab che si muovono, selezionabili. Azioni per andare avanti e indietro, gestione delle gesture, abbiamo le immagini inserite non replicando, cioè abbiamo fatto istanze di uno stesso frame, ma la nostra interfaccia è stata definita una volta sola come frame, ovvero noi abbiamo definito il riquadro col titolo e la descrizione e l'abbiamo replicato n volte e qui l'abbiamo solo appoggiato per creare le varie istanze, andiamo a cambiare i testi e andiamo a fare tutto. Quindi se un domani cambiamo idea il nostro step e vogliamo che il testo della descrizione sia, non ci piace perché è troppo piccolo, noi andiamo sul font, lo aumentiamo a 20, ok, così diventa un po' più grande, salviamo e dopo ce lo troviamo più grande praticamente dappertutto su tutti gli step
della nostra applicazione. Quindi in questo modo qualsiasi modifica facciamo, la facciamo solo in un punto. E col gesture manager, allora vediamo se funziona, quindi lo rilancio. In questo caso ci mancherebbe anche un'altra cosa, cioè il fatto di farlo partire sempre dalla prima tab, perché adesso parte ovviamente dalla seconda e non è corretto, ma vabbè, questo per quello ci toccherà scrivere un po' di codice, ma dovrebbero fare una proprietà initial tab, così sono, magari c'è già, magari, ah, scusate, in realtà non ho controllato che dovrebbe essere comparso qui. Ok, indietro, avanti. Ok, adesso provo a premere e tirare. Mi sa che le ho invertite, perché se uso lo swipe a destra, gira dall'altra parte. Sì, e va alla rovescio. Ok, lo swipe funziona, non potete vedere, o forse riesco a farvelo anche vedere, perché ho la cam qui, no, non si vede direi nulla, ma vi dovete fidare. Troppo luminoso il... Però mi pare che sia rovesciato, quindi se vado verso sinistra si sposta a destra. Ok, quindi nessun problema, cioè questo è meno, nessun problema. Torniamo qui nelle nostre gesture, swipe left. No, dovrebbe essere giusto, a meno che right non sia il punto di partenza. Ah, ok. La gesture, perché qui non c'è neanche una freccettina, quindi veramente le ho invertite, cioè è il punto da dove si parte, cioè swipe partendo da sinistra. Infatti qui che c'è up left va giù in realtà a destra, quindi bisogna vedere qual è il punto d'orientamento che è stato scelto. Potremmo anche definirne una per andare alla fine, tipo, ah, perché abbiamo left right, da left a right. Ah, questo è sul tocco del bordo. Invece ho sbagliato io, ho preso quelle sbagliate. Allora, left right, quindi da sinistra a destra, next, right left, previous. Forse ne ho presa una più semplice di quella che in realtà era, e quindi magari se invece faccio up down andiamo alla fine. Ok, e quindi poi avete square, check e tutta un'altra serie di, e le avete anche customizzabili, eh? Adesso non mi ricordo come si fa, però c'è un componente che vi consente di aggiungere, forse in quelle interattive, non mi ricordo, vi consente di disegnare su una specie di canvas una riga con la gesture, e ve la fa praticamente, la fate personalizzata. Oddio, qui ce ne sono già talmente tante che diventa difficile. Si è spento tutto. Ok, provo a rilanciarla così vediamo se adesso è corretta. Tanto dovrebbe sostituirla, quindi dovrebbe chiudersi e riaprirsi praticamente da sola. Infatti si è chiusa, è ripartita. Allora facciamo così. Ok, adesso io praticamente quando clicco e sfoglio verso sinistra e vado verso destra, adesso lo faccio sul telefono, come non potete vedere, ma ovviamente se provo dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, esatto, ok, quindi finisce all'ultimo. Ovviamente se continuo a scorrere verso con la gesture verso destra, andrei ad eseguire un'azione che però, come vedete qui sotto, è spenta, e quindi essendo spenta non è enabled. I tasti sono spenti, l'azione non è disponibile, non si può fare l'execute di un'azione che non è disponibile. Sono spente perché l'azione incorporata che naviga tra i tab già controlla lo stato dei tab e non vi fa ovviamente andare al successivo se siete già all'ultimo, quindi
non è proprio completamente stupido, ma è abbastanza, come dire, intelligente. Quindi potete, ecco, il click si vede bene che fa. Per il drag ci vorrebbe una striscia, ma la cosa che manca, ma che si può gestire, è ad esempio l'andare indietro col tasto fisico, perché se io ora premo indietro, chiudo l'applicazione, mentre magari il mio desiderio è quello di dire quando premo indietro, io in realtà vado sullo step precedente e non invece sullo step. Dunque, questo dovrei ricordarmelo un po' a memoria. Allora, la cosa che manca innanzitutto è andare sul main form, sul nostro create. Ok, ci tocca purtroppo iniziare a scrivere del codice. Guarda un po' che non abbiamo fatto fino ad ora. E dirgli che nel nostro step, nei nostri step tabs, l'active tab da mettere all'inizio è quello del cos'era table, quello con la tavola, il table tab, in modo che se noi ci dimentichiamo e lasciamo anche, perché ce lo mettiamo all'inizio, non abbiamo questo problema, ma se ci dimentichiamo e lo lasciamo sulla pizza, adesso ripristino l'avvio su Windows. E lo lancio. Ops. Ah, è ancora in esecuzione. Per forza che non riesce a scriverlo. E lo lancio. Lui dovrebbe partire a questo punto dallo step iniziale, esatto, quello del tavolo. Qui le gesture non vanno, a meno che non abbiate uno schermo touch, quindi non c'è il pinch e lo zoom sono supportati, altre non sono supportate. Però direi che, come dire, siamo già vicini a un buon risultato. Quindi indietro, ok. La cosa dell'indietro si può gestire in questo modo, se non ricordo male, ovvero intercettando il tasto a livello di form o di tab. Adesso non mi ricordo se c'è la possibilità di definirlo a livello globale o se devo abilitarlo in qualche modo. On key app. Poi anche qui ovviamente abbiamo le gesture. Sul nostro tab possiamo intercettare l'on gesture per dire ok, non gli diamo un'azione come abbiamo fatto. Secondo me abbiamo fatto meglio perché abbiamo associato direttamente all'azione da eseguire, quindi siamo stati più che bravi nel lavorare completamente in progettazione senza scrivere una riga di codice. Ma possiamo anche definire delle gesture dove a fronte dell'evento viene in realtà eseguito un on gesture che ci va a praticamente a, come si può dire, a scatenare un evento con cui noi possiamo gestire completamente a mano la cosa che vogliamo fare. Stavo dicendo, quindi qui noi andiamo sul tab, sul form, prendiamo un evento key app, ok, e tra i tasti che ci troviamo, se non ricordo male. Allora, diciamo che facciamo così, andiamo per esclusione, così scriviamo. Dovremmo avere a disposizione dei tasti tipo un hardware back, esatto, un tasto indietro hardware. Ovviamente questo ha senso per i dispositivi mobile. Quindi se è diverso da questo, usciamo, ignoriamo, altrimenti assorbiamo il tasto, cioè lo cancelliamo, facciamo in modo che questo key viene passato, vedete come var, cioè lo possiamo modificare e in questo modo praticamente stiamo a indicare che qui, come dire, il tasto lo gestisco io.
essendo che lo gestisco io e faccio qualcosa, lo metto a zero in modo che questo indietro non fuoriesca da questo evento, perché cosa succede? Che dopo la nostra gestione, se non lo andiamo a annullare, parte quella di default, e quella di default ovviamente ci fa chiudere l'applicazione. Quindi lo annulliamo e a questo punto facciamo un indietro soft, ovvero facciamo uno step, un preview step. Anzi, quello che faccio è andare a vedere se preview step action, che è l'azione che ci permette di andare indietro di uno step, è abilitata. Questo perché? Perché se è abilitata vuol dire che io posso andare indietro, quindi non vado neanche a esaminare il tab control. Io so che è un'azione che si autogestisce, è stata associata al mio controllo schede, che può andare allo step successivo, al precedente. Con questo preview step io so che normalmente è spenta se non posso andare più indietro del primo step. Se è abilitata vuol dire che posso, e quindi cosa faccio? Vado a richiamarla e gli dico execute, quindi gli dico esegui, cioè vai allo step precedente. Quindi è come se io avessi cliccato sul pulsante oppure come se io avessi fatto la gesture. Quindi l'azione è il comando, il resto sono tutti dei target, sono tutti dei client che lanciano questa azione purché sia disponibile. Se non è disponibile, allora vuol dire che non posso tornare indietro, e in quel caso esco. Ok, direi che ho scritto male il codice, allora scriviamolo in maniera un po' più lineare. Scriviamolo così. Quindi, allora, intanto vediamo che se il tasto è uguale, così hardware back, cosa facciamo? Gli diciamo che se la preview step action è abilitata, è attiva, preview step action, la eseguo e mi mangio il tasto, così non succede. Posso andare indietro, quindi vado indietro e tolgo il tasto. In tutti gli altri casi non faccio nulla e così lascio. Quindi se il tasto non è questo, glielo lascio gestire. Se il tasto è questo, ma l'azione è spenta, gli lasciamo chiudere l'applicazione. Se siamo in uno step più avanti, andiamo indietro e togliamo il tasto. Non so se funziona proprio del tutto perché l'abbiamo messo sul form, però non vorrei, essendo che anche il tab può avere il suo focus e ricevere gli eventi, dovremmo in qualche modo renderlo trasparente. Oppure magari il focus è come dire, sul controllo della toolbar che noi vediamo qua sotto e su questi pulsanti. Però tanto vediamo se cambia qualcosa. Ovviamente questo ha senso testarlo solo su Android. Quindi lo lanciamo senza debugging perché detto, compila quindi va, quindi deve funzionare. Quindi per andare andrà, non farà quello che dovrà fare, però accendiamo magari anche il telefono che forse ha qualche possibilità di vedersi qualcosa, fa l'installazione. Qui parte, allora provo ad andare avanti e avanti, mi sono mangiato probabilmente un pezzo, ok, così vediamo anche i tasti hardware, era leggermente tagliato sotto. Adesso provo a fare indietro, ok, vedo che lo ha elevato, vedo che se faccio avanti e avanti, se provo a cliccare indietro, va al precedente, indietro va al precedente, indietro va al precedente, indietro chiude. Perché l'azione è disabilitata e quindi in realtà non è che chiudiamo noi, lasciamo fluire il tasto che, a meno che non sia gestito in qualche modo, fa chiudere l'applicazione. Quindi questo per dire che se volete fare qualcosa col tasto indietro, ve lo dovete gestire ovviamente voi, perché questa navigazione non è, perché non è detto che poi si debba necessariamente andare indietro, cioè non è detto che quello debba essere il comportamento di default. Se lo vogliamo rendere tale, lo possiamo rendere tale, ma non siamo costretti. La cosa che abbiamo fatto qui non
Quindi facciamo un attimo un recap. Quindi noi abbiamo fatto il nostro step base. Per fare un piccolo demo abbiamo fatto anche un closing step, cioè abbiamo provato a customizzare lo step di chiusura, cioè fare un ulteriore discendente. Quindi quando noi sul main appoggiamo uno dei due possiamo scegliere da che base partire e nel nostro main abbiamo sfruttato le funzionalità del tab control che in molti sfruttano per creare l'interfaccia dell'applicazione, ma come già dicevo non lo fate preferibilmente perché riempite. A parte che questo vorrebbe dire mettere nel codice, nel main, un sacco di codice perché poi dovete trovare il modo di gestirvela come dire, questa interazione tra le varie videate. Quindi anche se fate dei frame separati rischiate di occupare molta memoria e di farvi uccidere l'applicazione dal sistema operativo. E, oltre a questo, quindi l'ideale è sempre usare dei frame. Noi in questo caso però abbiamo usato il tab perché la nostra interfaccia giustamente ha bisogno di diverse risorse che si alternano e quindi non ha senso caricarle in modo dinamico, anche se comunque l'avremmo potuto fare perché usando il componente frame stand che vi citavo prima, queste cose sono fattibili, sono possibili perché voi gli dite cosa caricare, quindi non avreste neanche la necessità di usare il tab control, ma l'avanti e indietro. Anche per il frame stand, se non ricordo male, ci sono delle azioni standard con cui potete fare quello che qui abbiamo fatto col change tab, next tab, cioè ci sono delle azioni definibili dove voi potete navigare tra diversi form. Quindi abbiamo usato le funzionalità del tab control che può andare avanti e indietro e ha anche questa interfaccia con questi pallini, così chi si sta facendo il percorso di introduzione sa anche a che punto si trova e può andare avanti, può andare indietro oppure può vedere quando è arrivato alla fine. L'errore forse che abbiamo un po' fatto è quello di, cioè che ho fatto. Vedete che io sviluppo poi uso il plurale quando parlo degli errori, che sono sono furbetto e quindi scusate. E mettere tutto nel main, mentre avremmo potuto ovviamente, come dire, implementarlo in un frame, ovviamente a parte, quindi una sorta di frame di introduzione, e nel main ovviamente andare a creare quello o creare il come si può dire, la parte della home vera e propria, quindi l'home page. Noi qui non l'abbiamo fatto, però eventualmente il lavoro comporterebbe creare un nuovo frame, spostarci dentro buona parte di questa logica, se non tutta, e andare a ricreare magari a runtime una copia di quel frame all'interno di questa interfaccia, se, come dire, se il c'è bisogno di visualizzare poi l'introduzione oppure no, perché quando io faccio avanti, vado fino in fondo e concludo la mia, come dire, la mia presentazione, arrivato in fondo, devo avere la possibilità a quel punto di dire ok, chiudi, termina e non lo fare più. Questo magari ce lo possiamo tenere per una prossima volta. Quello che potete fare è usare, ad esempio, su Android i fileini e usare la funzionalità del componente di tpath per andare a recuperare il path con i file dell'applicazione, dedicati all'applicazione, dentro la cartella dedicata appunto all'applicazione dove potete creare un fileini e scriverci dentro i vari setting per dire non partire più oppure ho già eseguito la presentazione, non la voglio più vedere. Quindi ci sono tutte queste, ovviamente, queste varianti. È più un sacco di cose in più. Quindi noi qui non abbiamo fatto, diciamo, una gran attenzione allo stile, al resto, però questo esempio potremmo tranquillamente tenercelo e, come dire, approfondirlo nel caso ci sia bisogno appunto di vedere i frame stand, vedere come customizzare gli stili e rendere questi pulsanti un po' più bellini,
non solo su Windows ma anche su Android, quindi con un aspetto meno standard, un po' più customizzato, insomma, come andare a fare a evolvere la nostra applicazione in modo da creare qualcosa di più raffinato partendo da questo esempio ed evolvendo questo esempio. Quindi direi che comunque per stasera abbiamo visto roba sufficiente. So che la maggior parte anche di quelli che sono collegati, adesso è un po' che non guardo la chat, scusate, ma qualcuno conosce già il tool, conosce già Delphi, quindi è già esperto anche di FireMonkey e di quant'altro, però magari ecco, tipo le gesture o il fatto che esistono delle azioni anche per le tab, che le tab fanno queste belle cosine, magari non l'aveva, non se lo ricordava, sono sempre demo fatti per vedere le potenzialità di questo ambiente. E ricordo che c'è la possibilità di scaricare una versione community, quindi vado sul sito e volendo vi incollo anche il link che è una versione gratuita per hobbisti o comunque per chi come dire ha voglia di sperimentare a casa con Delphi senza ovviamente scaricarsi la trial completa o vedersi. Quindi scaricare tutto l'ambiente completo e ovviamente vi consiglio sempre di installarlo fuori da una rete aziendale. È stato chiarissimo anche più di me. Magari, però, no, l'articolo era molto chiaro e in effetti mi è sembrato di aver visto molto poco su questo ambiente, creare delle, magari mi sbaglio, però delle sia trattare questa cosa come argomento, sia perché sono uscite anche di recente, ad esempio, qui vi ho messo il link per il prodotto, dei template, chiamiamoli, adesso non saprei come definirli, una specie di wizard low code, si chiamano, sempre per FireMonkey in questo caso, low code, che potete installare, FireMonkey App Wizard. Sono dei nuovi wizard che sono stati creati da poco, che una volta installati, adesso io non so se lanciare l'installazione perché magari ci impiega un pochino, però siccome sono un amante del rischio, non ho ancora fatto crashare niente, stasera proviamo. Che chiedono ad esempio quando si fa un'applicazione, vuoi login, vuoi una connessione a un DB, è sparito tutto, quindi però ci siamo ancora. Vuoi una connessione al DB? Cioè, chiedono appunto questa serie di informazioni e vanno a produrre un template completo. Se riesco magari anche a lanciarlo, fammi vedere, multi-device, template app. Aspetta che chiudo il progetto attuale, così non andiamo, e fa inserire un progetto demo low code, che secondo me è un nome che hanno scelto perché adesso va di moda questo termine low code in una maniera. A me preferisco zero code qui, che è più bello, scusate. Test low code, giusto per dargli una cartella così. E c'è questo, aggiungi un data layer con dati addirittura demo e ho visto che ci sono ad esempio dei sign up, sign in, c'è il profile, ci sono dei setting, termini di utilizzo, privacy policy, about, però non c'è ad esempio questo onboarding che sarebbe interessante, cioè banalmente un qualche demo che ti fa creare una maschera da richiamare come poi queste, cioè queste. Questo template, una volta eseguito, vi produce un progetto con del codice anche un po' che dovrei ancora un po' fa tante viste, fa tante view. C'è questo ad esempio del login, cioè belle perché sono già implementate con il profilo, i termini degli utilizzo. Qui c'è già un po' di navigazione che torna indietro, cioè praticamente un'applicazione già costruita, però gli manca appunto questo. Ci sono addirittura unit test, quindi. Però, ad esempio, questo onboarding non è stato
Non è stato mai preso in considerazione e mentre io tendo ad esempio a skipparlo perché installo spesso continuamente sempre le stesse applicazioni, per dire mia mamma o chi utilizza magari un'applicazione che ritiene nuova, ho visto che un pochino ci guarda e guarda cosa viene, o me guarda, non legge, skippa, però comunque lo guarda e ci fa caso e quindi cioè, non mi sembra una cosa così secondaria, anzi andrebbe secondo me incentivata perché rende l'applicazione utilizzabile, cioè nel momento in cui l'applicazione dice ora tocca a te, hai già capito più o meno quello che puoi fare, quello a cosa serve e quindi magari sei anche più tranquillo vedendo un po' di loghi, vedendo qualcosa che hai scaricato l'applicazione corretta, eccetera, eccetera. Secondo me non è un aspetto da trascurare, quindi essendo abbastanza facile come abbiamo visto da implementare, cioè noi abbiamo parlato 2 ore perché abbiamo visto pezzettino per pezzettino, ma una volta che uno si è fatto un template, ed è un peccato che non l'abbiano aggiunto in questo mega wizard nuovo che hanno fatto, che è ancora un po' tutto da esplorare in realtà perché non ho ben idea. Ho visto che dentro ci sono delle etichette, c'è già un sacco di codice, quindi uno si deve un attimo studiare. Qui ci sono dei thread, c'è il caricamento della rubrica, quindi ci sono un po' di. È un po' come un mega demo da customizzare, che non è proprio così. Non è così facile secondo me come sembra, e andrebbe un attimo valutato, quindi. Ok, quindi direi che più o meno l'argomento lo abbiamo esaurito. Poi mi è venuta in mente anche una cosa in questi giorni che abbiamo fatto un sacco di live con un sacco di demo, ma vabbè, in parte erano demo già implementate, sorgenti. Non ho mai pubblicato però il sorgente, quindi magari questo gli andiamo a trovare un posto, lo andiamo a caricare così se qualcuno vuole. Rivede, come dire, il demo della live e vuole riapprofondire il concetto e vedere un po' di codice, così se lo può, come dire, andare a vedere, andare a customizzare. Allora, sono le 22:50, la chat è sempre tranquilla, chissà se c'è, sono già tutti, siete già tutti negli ASMR. Io ho detto quello come scrivevo più volte su Facebook, lo lascio come ultima risorsa. Se i tutorial non hanno successo, mi compro un microfono con le orecchie e mi metto al cambio, oppure una vasca da bagno e mi metto a fare questa cosa. E se avete, non so, domande anche di qualche altro tipo, così da fare, ci sono 10 minuti. E che siano sempre relativamente in pochi per fare delle estrazioni. Mi sono comprato un po' di adesivi e ho ancora dei codici sconto che dovrei elargire, ma per quelli magari sul libro di Delphi MVC Framework per fare delle applicazioni delle web API, magari lì lo tengo per giovedì che siamo sull'argomento. Vediamo chi c'è, se riesco a vedere chi è online, perché questo contatore non è affidabile, a volte va su, va giù, e quindi per cui se non avete domande di qualche tipo o qualcosa così da scrivere, anche ovviamente, come dire, lo dico proprio frivola, perché tanto. L'altro giorno ho seguito un tutorial. L'altra sera potresti parlare di FrameStand, sì, che hanno il template che hanno rilasciato, una traccia su un ipotetico approccio. Sì, diciamo che non ho trovato molta documentazione, quindi però so che c'è un webinar che dovrebbero fare dove probabilmente spiegheranno un po' anche la ratio di come funziona, di come si utilizza, perché doveva essere rilasciato con l'ultima versione di Delphi, poi hanno detto che okay, arriverà e quindi è rimasto lì.
Su FrameStand io non sono la persona, io ne ho fatto uso, quindi cioè qualcosina la so, ovviamente ci vorrebbe Andrea per sviscerarlo, però possiamo sempre fare un appuntamento modalità Discovery, cioè ce lo installiamo e poi da totali, come dire, neofiti diciamo, beh, come funziona questo FrameStand e magari compila. Che cosa nello specifico? Compilare? Beh, non sempre compila, ma potremmo scaricarcelo e fare un po' di prove col FrameStand. Io l'ho sempre trovato, cioè per me dovrebbe essere integrato in Delphi perché è molto comodo, soprattutto con le animazioni. Perché usare i frame è abbastanza facile, perché uno dice, ok, ne creo uno, lo visualizzo. Ho bisogno di crearne un altro, cosa faccio? Tolgo questo frame e ne creo un altro, ok? Però se hai fatto un'animazione e tu fai subito la free e vai a creare subito l'altro frame, cioè con l'animazione, intanto non riesci a vederla nel migliore dei casi perché stai distruggendo una finestra dalla memoria mentre la stai animando. Nel peggiore hai anche un erroraccio perché stai proprio distruggendo una cosa che stai animando, quindi il framework si arrabbia e FrameStand gestisce queste cose in maniera molto egregia, e quindi secondo me un'altra cosa che volevo, che in realtà voglio testare stasera se riesco, anche se non so, è provare a fare un raid per chi non è nuovo di Twitch, cioè a parte Twitch c'ha un vocabolario di tante cose. Un raid vuol dire che invece di chiudere bruscamente la live, praticamente andiamo tutti a invadere un altro canale, che tra l'altro parla di ripasso di JavaScript, mi sembra, che volevo seguire, ma non ce l'ho fatta, come dire. E quindi possiamo provare a spostarci su questo canale. Leggevo gli ultimi commenti, non proprio per neofiti, no, assolutamente. Infatti, secondo me, al difetto di essere un pochino complicato quello che hanno fatto, e ci sono dei commenti, però io l'ho trovato un po' incasinato, quindi secondo me dovrebbero concentrare gli sforzi per proseguire questo approccio zero codice veramente, cioè fare dei componenti, fare delle cose che si riescano a utilizzare praticamente senza che ci sia bisogno di scrivere proprio del codice o commentare del codice, quindi non lo so. Comunque devo ancora analizzarlo, per cui quando avrò un attimo ci darò un'occhiata e quindi. Però l'ho trovato, sì, molto troppo complesso anch'io, cioè già un po' da leggere e da sviscerare. Poi c'è dentro molta roba, quindi secondo me poteva essere fatto meglio. Però mi aspetto, attendo prima di vedere il webinar che c'è, che probabilmente lo guardano in differita per capire un po' come funziona. Magari ne potremo parlare proprio in una live nel caso, e vedremo. Dunque, ok, niente, io direi che siamo giunti quasi alla fine. Stavo guardando le modalità per fare il famoso raid. C'è una persona che sta facendo, una ragazza che ho messo il follow da qualche giorno, che intervista spesso delle persone anche legate al mondo dello sviluppo, per cui pensavo fosse una cosa solo per affiliati. Adesso proviamo a testiamo questa raid. Poi se vi interessa ovviamente l'argomento potete anche rimanere collegati o vedere, così ne approfittiamo anche per fare un saluto e testare anche una nuova funzionalità che non ho ancora sperimentato. E niente, quindi prima di fare il salto,
Vi saluto, vi ringrazio di nuovo per la presenza che mi fa sempre molto piacere. Ride Attack. Come ti esprimi? A monosillabi. Sì, comunque. Stavo dicendo, no, ringrazio come sempre i presenti, gli aficionados. Chi è nuovo, ringrazio anche il mio socio che si è collegato e che mi ha supportato anche lui tra i vari presenti e noi ci diamo, direi, appuntamento. Vado a selezionare, quindi vi saluto ancora, ci diamo appuntamento, direi, salvo imprevisti, a giovedì con Delphi MVC Framework e alla prossima. Proviamo a cliccare, dovrebbe comparire anche il conto alla rovescia, quindi se non mi sentite più è perché ci siamo trasferiti.